L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati. Dunque, maltempo nel Golfo di Napoli, oggi difficoltà nei collegamenti marittimi, fermi gli aliscafi già dal mattino e nel pomeriggio sono fermati nei porti anche i traghetti sulla direzione per Napoli. Difficoltà anche a Capri e a Sorrento. In viaggio soltanto i traghetti su Pozzuoli. L'esame della bimba morta a Procida, l'autopsia, è stato eseguito al secondo policlinico di Napoli. L'avvocato dei genitori: c'è stato un errore umano, chiederemo giustizia. È stato ritrovato questa mattina incastrato tra i rovi il giovane di nazionalità straniera di cui si erano perse le tracce da alcune ore. Il giovane era in cura presso un centro di salute mentale. Di servizi postali, manifestazione di protesta questa mattina a Ischia dinanzi alla sede centrale delle Poste, via Alfredo De Luca, da parte del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista. Interviene anche il consigliere comunale Vito Iacono di Forio. Intervengano i sindaci. Lo sport, il calcio, eccellenza, si ricomincia con i derby delle isole. Domani al Don Luigi di Orio arriva il Procida di Mister Mandragora per l'incontro con il Varano. Di questo e di altro ancora ci occuperemo tra poco, dopo la pubblicità. Sull'isola di Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, DentaScan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia. Un posto da sogno. Un panorama mozzafiato. Il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle. Tutti i comfort. 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno. Con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno. Per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. La Conchiglia, nel centro di Forio, collane, accessori, souvenir e tanto altro ancora. La Conchiglia ti propone un'attenta selezione di prodotti artigianali ischitani ed italiani. Vastissima produzione propria di collane, anelli e bigiotteria, in argento, corallo e pietre semipreziose. Personalizziamo la tua collana, il tuo anello, rendendo i tuoi gioielli un prodotto unico e in piena sintonia con la tua persona. Approfitta del laboratorio in sede per riparare o aggiornare le tue collane. In via Erasmo di Lustro, dal 1973, La Conchiglia. Tuffati in un mare di colori e preziose fantasie. Bimba morta a Procida, eseguita l'autopsia, l'esame eseguito al secondo policlinico di Napoli. L'avvocato dei genitori: se c'è stato errore umano, chiederemo giustizia. Si era perso nella campagna ischitana, la polizia lo ritrova in stato confusionale. È stato ritrovato questa mattina incastrato tra i rovi, il giovane di nazionalità straniera di cui si erano perse le tracce da alcune ore. Il giovane era in cura presso un centro di salute mentale. Di servizi postali, stamane la protesta di Domenico Savio, questa mattina il presidio di protesta del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista dinanzi all'ufficio centrale delle Poste a Ischia. Vito Iacono, consigliere comunale di Forio, intervengano i sindaci. Lo sport, eccellenza, si ricomincia con il derby delle isole. Domani al Don Luigi di Orio arriva il Procida di Mister Mandragora. Domenica Real Forio in trasferta contro la Sessana. Dopo il TG a bordo campo XL. Ben ritrovati al consueto appuntamento con informazione di Tele Ischia nell'edizione principale del nostro telegiornale. Dunque, maltempo nel Golfo di Napoli, proprio come previsto, il vento forte di mare agitato hanno messo in difficoltà i collegamenti marittimi. Fermi nei porti gli aliscafi dal mattino, dal pomeriggio anche i traghetti diretti a Napoli. Soppresse le corse infatti delle varie compagnie di navigazione per Ischia, Procida, Capri, Sorrento,
viaggiano solo i traghetti sulla tratta Pozzuoli-Ischia. È stata eseguita al secondo policlinico di Napoli l'autopsia sul corpo della piccola di 4 mesi morta nella mattinata di sabato al pronto soccorso di Procida per cause ancora da accertare. La bambina la sera prima era stata portata dai genitori al pronto soccorso, ma il medico di turno l'aveva rimandata a causa per le migliorate condizioni di salute. I due genitori sono stati rappresentati nel corso dell'autopsia dal professor Massimo Esposito, esperto di medicina legale. La famiglia è molto provata, afferma l'avvocato Luigi Muro che assiste i genitori, e attendono gli sviluppi della vicenda e le risultanze dell'autopsia. Se c'è stato errore umano chiederanno giustizia, conclude l'avvocato Muro. Nei giorni scorsi 3 avvisi di garanzia con l'ipotesi di omicidio colposo sono stati notificati dai carabinieri ad altrettanti medici. Le informazioni di garanzia erano state emesse proprio per consentire agli indagati di nominare dei consulenti di parte in vista dell'autopsia. È stato ritrovato questa mattina dagli agenti del commissariato di Ischia, coordinato dal vicequestore aggiunto, dottor Mannelli, un ragazzo di nazionalità straniera di cui non si avevano più notizie. Dopo ore di ricerca, alle 8 circa di questa mattina, gli agenti hanno ritrovato il giovane incastrato tra i rovi della fitta vegetazione della zona collina dei Mandarini, nelle adiacenze di via Leonardo Mazzella, ad Ischia. Il ragazzo era in uno stato confusionale e molto provato per l'esposizione alle intemperie. Inoltre si era escoriato le mani nel tentativo di liberarsi dai rovi. Una volta soccorso è stato condotto presso gli uffici del commissariato per ulteriori accertamenti, poi è stato visitato dal personale del 118 e ha ricevuto le prime cure mediche. Da accertamenti si è riscontrato che il giovane era in cura presso un centro di salute mentale, si è stabilita la necessità di un consulto psichiatrico. Il ragazzo è stato trasportato dai sanitari presso il nosocomio Rizzoli di Lacoameno. Di servizi postali sull'isola, stamani presidio di protesta del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista dinanzi all'ufficio centrale di via Alfredo De Luca ad Ischia. È assurdo, non è possibile continuare a subire la mancata consegna della posta, che significa in molti casi il distacco delle utenze domestiche, commenta Domenico Savio. Sentiamo. Servizi postali sull'isola di Ischia, stamani la manifestazione del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista. Domenico Savio. Di fronte a questa vergogna dei disservizi di Poste Italiane, in modo particolare per quanto concerne il non recapito regolare della corrispondenza, noi come partito, come abbiamo fatto nel passato, perché questa non è la prima manifestazione che facciamo qui dinanzi all'ufficio postale di Schiaporte, abbiamo avvertito il dovere di organizzare questo presidio di protesta perché non se ne può più. I cittadini non possono continuare a patire i disservizi di Poste Italiane, cioè la mancata regolare consegna della corrispondenza, non ricevendo le bollette delle utenze domestiche, dunque non potendole pagare, e molti, e lo leggiamo ampiamente sulla stampa e anche su internet, si vedono staccata la fornitura. Molti cittadini in passato pensavano che, sbagliando, non conoscendo bene i meccanismi politici, pensavano che la privatizzazione avrebbe potuto migliorare la situazione. Invece la strada non era quella, noi l'abbiamo sempre detto, bisognava già allora battersi per migliorare il servizio, e che la privatizzazione avrebbe aggravato la situazione così come è avvenuto. Intanto chiederete di essere ricevuti dai responsabili di Poste Italiane ad Ischia? Nel corso di questo presidio chiederemo al responsabile di Poste Italiane, responsabile della distribuzione della corrispondenza sull'isola di Ischia, di riceverci, di ricevere una delegazione di questi manifestanti per rappresentargli la gravità della situazione e chiedergli un cambiamento di rotta. Nel senso che non si può più tollerare che la corrispondenza non viene recapitata normalmente. Sentivo adesso che tra i manifestanti c'è qualcuno che dice facciamo una denuncia alla Procura della Repubblica. Sì, c'è anche questa proposta. Io sono un po' scettico che possa dare dei risultati positivi, perché sappiamo le lungaggini della giustizia e così via, però se la si vuole fare, la si faccia. Noi in più questa mattina, nell'incontro che mi auguro potremo avere col responsabile di Ischia di Poste Italiane, diremo
ci auguriamo che ci siano presenti anche le forze dell'ordine, chiediamo alle forze dell'ordine di verificare se c'è posta ammucchiata e quanta ce n'è, e dunque fare un rapporto alla magistratura. E poi vediamo se si potrà ottenere qualche risultato, perché i responsabili di questa situazione drammatica che si è creata col distacco delle utenze domestico deve finire, ci deve essere, i responsabili ci sono e devono essere puniti. Le lamentele degli isolani per il mancato recapito della posta giungono anche da Forio. Sull'argomento è intervenuto il consigliere comunale Vito Iacono, per il quale sarebbe necessario un intervento dei sindaci dell'isola d'Ischia. Sentiamo. Iacono nelle vesti di nuovo postino di Forio. No, anzi, sono stato sollecitato da una cittadina e quindi distinto ho attivato un po' di relazioni anche personali con vecchi amici di università che oggi hanno la fortuna di rappresentare ai vertici Poste, e devo dire la verità, c'è stato subito un immediato riscontro. La cosa che mi ha meravigliato non è stata, diciamo, questa mia iniziativa, che è stata veramente, insomma, solo il riscontro alla sollecitazione di una cittadina anche amica, è stata la reazione che ho avuto sul... la gente ha bisogno di essere ascoltata, come se si fosse aperto una sorta di campagna di ascolto, e tra email e il profilo Facebook sono arrivate tantissime sollecitazioni. Sollecitazioni importanti, anche perché se non arriva la posta poi è difficile pagare nei tempi giusti e nel telefono e tutto il resto. Questo è un qualcosa di inqualificabile, insomma, però noi ischitani ce la meritiamo, insomma, meritiamo questi trattamenti, perché io facevo provocatoriamente, cosa che ho riferito anche questo al management della posta, penso che gli ischitani investano in risparmi, in Poste Italiane, decine di milioni di euro, oltre ai servizi finanziari di cui godiamo e che paghiamo. Immaginate. Quindi li dobbiamo spostare. Io personalmente avrei, se avessi avuto risparmi con Poste, la prima reazione istintiva sarebbe stata: tu non mi porti la posta, io mi prendo i soldi che ti ho affidato, perché non sei, come non sei affidabile nel portarmi la posta, non sei manco affidabile nel gestire i miei risparmi. Allora, sollecitato il vertice, avremo delle risposte positive. No, io ovviamente questo anche per non creare imbarazzi nel mio interlocutore, perché c'è veramente un rapporto più personale che politico o istituzionale, già ho avuto riscontro, ci sono già delle giustificazioni riferibili alla criticità del territorio dove loro stanno operando, un ridimensionamento, anche una ristrutturazione dell'azienda, e quindi però mi ha assicurato, insomma, le risposte e giustificazioni. Però contestualmente mi ha assicurato, insomma, che a breve avremo anche risposte concrete. Ho anche chiesto un comunicato ufficiale per dare riscontro alle sollecitazioni non mie ma dei cittadini che a diritto hanno sollecitato questi interventi. Io però andrei anche oltre le poste, nel senso, il fatto che decine di cittadini, rispetto alle criticità che vivono in un disservizio postale, dimostrano di avere voglia di parlare, no? Cioè di esporre, di... quindi io riterrei, questo l'invito che faccio anche alle amministrazioni locali, ovviamente a quella di Forio, aprire ogni tanto una campagna di ascolto, dando speranze e prospettive di soluzione dei problemi. Varrebbe la pena che i sindaci se ne facessero carico, perché i cittadini hanno dimostrato che hanno voglia di evadere e in qualche modo vedere soddisfatti i propri bisogni e i propri diritti. C'è anche la riqualificazione del Molo Beverello a Napoli tra le opere comprese nel piano di investimenti dell'autorità di sistema del Mar Tirreno per il 2017. In particolare, nel piano è previsto un investimento di 4,8 milioni di euro per la riqualificazione dei pontili e dell'area di imbarco dei passeggeri del Beverello, la zona del porto di Napoli da dove avvengono gli imbarchi sugli aliscafi per le diverse mete turistiche, tra cui le isole di Capri, Ischia e Procida. Tra gli altri investimenti previsti spiccano 2,75 milioni per la manutenzione del bacino di muratura del porto di Napoli e 1 milione per consulenza ingegneristiche per la realizzazione delle opere pubbliche, 7 invece i milioni dedicati alle opere di manutenzione. Per il 49% degli studenti delle scuole superiori della provincia di Napoli, gli impianti di riscaldamento, sebbene funzionanti, risultano insufficienti o inadeguati. Per il 32% gli impianti risultano guasti e solo il 4% sostiene che gli impianti nel proprio istituto siano adeguati. Emerge da un sondaggio effettuato dalla consulta provinciale degli studenti di Napoli sulla piattaforma Google per verificare lo stato degli impianti di riscaldamento delle scuole del territorio, il cui risultato sarà più presto comunicato alla città metropolitana per chiedere la manutenzione necessaria dove ve ne fosse bisogno. Anche sull'isola d'Ischia ci sono problemi di riscaldamento delle scuole. Gli alunni del liceo Scotti Einstein stanno vivendo uno stato di forte disagio, soprattutto da quando è iniziato il freddo intenso. Nella sede di Ischia gli impianti non funzionano bene, in molte aule e negli ambienti comuni fa freddo. Per ovviare alla problematica, il preside dell'istituto ha emanato una circolare in cui si informano i genitori che nei prossimi giorni saranno istituiti i doppi turni pomeridiani, in modo da utilizzare solo le aule riscaldate. Il preside della circolare invita la direzione interventi edilizia scolastica della città metropolitana
ischitana ad intervenire tempestivamente per riparare l'impianto di riscaldamento nella sede ischitana. Il problema era già stato segnalato numerose volte, senza però ottenere risultati. A Casamicciola il plesso San Severino è stato consegnato alla città metropolitana. Completato l'iter burocratico, lo stabile è stato formalmente consegnato all'ente di Piazza Matteotti. La Giunta Castagna ha concesso a titolo oneroso il plesso scolastico per uso attività scolastiche. Nello schema di convenzione si è stabilito che il canone annuo che la città metropolitana dovrà versare è di circa 51.000 euro e sarà pagato con due rate semestrali a partire già da gennaio 2017. La convenzione avrà la durata di 6 anni. Nella delibera viene anche stabilito che la città metropolitana non dovrà modificare la destinazione d'uso dell'immobile sito alle rampe Paradisiello, ma dovrà continuare a destinarlo per l'istruzione come edificio scolastico. Il plesso scolastico con le sue 6 aule sarà destinato all'Istituto Cristoforo Mennella, che risolverà così i problemi dei doppi turni al Nautico. Anche sull'isola d'Ischia è tempo di saldi, scettico Lello Sgambati di Confesercenti. Ormai non si aspetta più gennaio per gli sconti, ogni periodo dell'anno è buono per le vendite promozionali. Sentiamo. Terminate le feste, tempo di saldi anche per l'isola d'Ischia. Lello Sgambati. A me i saldi oggi è un palliativo che non serve come serviva anni addietro. I saldi si sono fatti prima, durante e dopo, perché prima dei saldi oggi c'è una legge che la vendita promozionale si può fare sempre. Cioè tu qua ci sono le attività commerciali che hanno incominciato la stagione invernale, a partire da settembre già vendi il 20, il 30, poi il 40, poi adesso il 50, io vorrei capire fino al 50%, ma pure al 70%. Di che cosa stiamo parlando a livello di saldi? Per cui il saldo oggi non ha quella valenza che aveva anni addietro, perché c'era una legge che prevedeva 40 giorni prima dei saldi si possono fare le vendite promozionali e poi dopo questi 40 giorni dove c'era una vendita normale si arrivava a gennaio e si facevano i saldi veri. Questo purtroppo non funziona più, perché oggi c'è un discorso di vendita online che tutte le attività commerciali si stanno promuovendo su messaggi mandati ai propri clienti finalizzati in modo da determinare ancora prima i saldi, e pertanto il saldo vero, quello che funzionava una volta, che nel periodo stabilito che la legge ti dava, tu prendevi la merce che ci avevi e facevi il saldo vero, perché non è possibile fare il saldo, fare la promozione che da un certo punto è come saldo, perché promuovere significa avere un determinato prodotto e promuoverlo. Qua si promuove tutta la merce, per cui per me i saldi sono iniziati ancora prima. È vero che adesso magari da quello che era il 30 al 40 si è passato al 50% di sconto, ma comunque è un palliativo. Il problema reale è che il lavoro è poco. La programmazione di questo paese va sempre peggio, perché si arriva all'ultimo momento per far conoscere le priorità e quello che si fa in un paese turistico, che le programmazioni si fanno l'anno prima per l'anno dopo. Per cui quello significa promuovere e significa far funzionare il sistema, anche il commercio classico. A Procida, così come è possibile constatare dal sito web del Comune, al di là dell'enfasi con la quale alcuni amministratori ne parlano, le visite guidate all'ex struttura carceraria e Palazzo d'Avalos proseguono piuttosto a rilento, anzi sono un vero e proprio flop. Lo sottolinea il gruppo consigliare per Procida. Secondo i dati forniti sino ad oggi, l'incasso introitato dall'ente è stato di circa 500 euro, dal quale va scorporata la quota parte del 25% quale ristoro per le associazioni. Come gruppo per Procida vogliamo augurarci che si tratti di un problema tecnico, ma se è evidente che i mesi invernali non agevolano l'afflusso di gitani, resta altrettanto evidente la scarsa se non totale mancanza di programmazione sull'argomento, dove tutto resta affidato al caso. E siamo allo sport, il calcio, campionato di eccellenza. Dopo la sosta forzata dovuta al maltempo, riprendono domani i campionati di calcio dilettanti. In eccellenza si riparte dal derby delle isole. Sabato pomeriggio alle 14.30 il Barano ospita il Procida. Domenica mattina invece Real Forio affronta in trasferta la Sessana. Vediamo il servizio. Il gelo e la neve hanno costretto il comitato regionale a rinviare la ripresa del campionato di eccellenza dopo la sosta natalizia. Nel massimo campionato regionale, per quel che riguarda il calcio isolano, c'era molta attesa per il derby delle isole bis tra Barano e Procida. Tutto rinviato e alla fine si è giunti alla scelta più semplice, calendario e quindi la fine del campionato posticipati di una settimana. Si ricomincia nel prossimo weekend e si riprenderà dalla prima giornata del girone di ritorno. Domani pomeriggio alle 14.30 il Barano
Milano ospiterà il Procida, una partita che può significare tanto per entrambe le compagini isolane, ma, come detto più volte, il Procida sembra avere qualcosa in più da perdere a cospetto di un Marano che invece ha solo da guadagnare, comunque vada in questa gara. Mandragora potrà contare su tutti gli effettivi per la trasferta isolana, compresa la new entry Francesco Esposito, attaccante classe 97 che si sta allenando da inizio stagione con i biancorossi, nonostante la pesante squalifica terminata solo nei giorni scorsi. Per il tecnico ex Ischia sarà un ritorno sull'Isola Verde dopo gli importanti trascorsi calcistici e non. L'obiettivo a breve termine è chiaro: vincere a Barano per non perdere il contatto con la zona playoff, il minimo da conquistare visti i capitali investiti. Di tutt'altra natura è il futuro di un Barano che, ancor prima di cominciare il girone di ritorno, è già ad un passo dalla salvezza diretta. Con una vittoria nel derby, però, si potrebbe pensare anche a qualcosa di clamorosamente più grande. La zona playoff sembra essere utopia se si tiene conto del budget limitatissimo degli Aquilotti. Eppure, Villone Monti sta portando avanti un'altra impresa storica. La settimana in più di lavoro ha permesso al tecnico isolano di recuperare Savio e Soiuzzo, che la scorsa settimana avevano accusato qualche acciacco alla vigilia del match con il Procida. Tuttavia, il bollettino medico va aggiornato con i problemi fisici riscontrati da Conte, Trani e Migliaccio, 99 i primi due e 98 il terzo, che preoccupano non poco Mister Monti. C'è attesa per il ritorno in campo anche in casa Real Forio. Domenica mattina i biancoverdi affronteranno in trasferta la Sessana. Match difficile per i ragazzi di Franco Impagliazzo, non saranno della gara Calise, squalificato, e Cristian Iacono, infortunato. Sarà invece la prima per i fratelli Costaiola e con molta probabilità partiranno entrambi i titolari. Molti dubbi da sciogliere per Mister Impagliazzo, il quale potrebbe essere costretto anche a passare alla difesa a 4 per meglio posizionare gli under in campo. La decisione finale sarà presa poco prima della partita, ma al di là di chi e come scenderà in campo, il Real Forio è obbligato a fare i punti per non complicare ulteriormente la corsa alla salvezza diretta. Alla vigilia del derby con il Procida ha parlato l'allenatore in seconda di Billone Monti, Ciro Mennella. Il rinvio è stato snervante, ha dichiarato il tecnico, perché ci eravamo preparati benissimo la scorsa settimana. In ogni caso partiamo tutti dallo stesso punto. Per domani non ci sono defezioni, quindi tutti sono a disposizione. Vogliamo vincere e conquistare l'intera posta in palio per raggiungere al più presto la salvezza. L'obiettivo playoff lo lasciamo agli altri. Sentiamo Mennella. Siamo con mister Ciro Mennella, l'allenatore in seconda di Billone Monti. Mister, derby rinviato, l'attesa era tanta la scorsa settimana per giocare, una settimana in più però per allenarsi, domani si gioca. Sì, è stato un po' snervante questa settimana perché diciamo ci eravamo preparati già per il derby la scorsa settimana. Comunque tutto sommato partiamo tutti dallo stesso gradino, quindi come abbiamo dovuto aspettare noi hanno dovuto aspettare loro, quindi non cambia niente. Mister, questa settimana magari è stata utile per recuperare qualcuno in termini anche solo di condizioni, e mi riferisco a Soiuzzo e Savio, quali sono le loro condizioni in questo momento? Si stanno allenando regolarmente già dal periodo natalizio, quindi penso che stanno bene, hanno lavorato bene tutte e due le settimane. Defezioni al momento non ce ne sono, poi si deve vedere domani. Mister, cosa ti aspetti da questa partita con il Procida? Abbiamo più volte detto che in realtà forse ha molto più da perdere il Procida che il Barano, che ha già fatto tanto in questo girone d'andata. Vincere addirittura vi porterebbe a pensare ai playoff, sarebbe quasi un sogno. No, non pensiamo ai playoff, pensiamo a fare punti domenica per domenica. Sicuramente mi aspetto che non sarà la partita che è stata disputata all'andata per varie situazioni. Siamo a metà del campionato adesso, l'andata era la prima di campionato, e poi come ho sempre detto a Barano noi ce la giochiamo con tutti, partiamo perché noi vogliamo tutti e tre punti, perché dobbiamo fare al più presto i punti per la salvezza, poi per i playoff li lasciamo pensare a qualcun altro. Mister, per la legge dei grandi numeri potrebbe uscire un pareggio che non avete mai conosciuto nel girone d'andata. Secondo me non è il caso proprio domani del pareggio. Il pareggio è una conseguenza di cose. Noi andiamo in campo perché vogliamo vincere la partita, perché noi abbiamo bisogno di punti.
Subito dopo il telegiornale andrà in onda la trasmissione sportiva a bordo campo XL condotta da Vincenzo Agnese. Questa sera, oltre all'immancabile introduzione dedicata a tutte le news riguardanti il calcio, ci sarà uno speciale dedicato al calcio al 5. Saranno in studio Anillo Di Orio, allenatore della Futsal Ischia, Salvatore Castaldi, allenatore e giocatore del Forio Calcio al 5 e Francesco Manzi, dirigente dell'Epomeo Calcio al 5. Si partirà dal campionato di Serie C2 per poi passare alla Serie D e anche al torneo isolano organizzato dal Centro Sportivo Italiano per quel che riguarda il calcio al 5 amatoriale. È possibile seguire la trasmissione sul digitale terrestre ma anche in streaming. Domenica prossima si terrà una donazione di sangue a cura della Fidas Isola d'Ischia. Sarà però una donazione limitata soltanto a 30 persone, dal momento che da Napoli è stato fissato un tetto massimo di sacche di sangue. Per approfondire questo argomento seguiamo un'intervista col presidente della Fidas di Ischia, Luigi Trani. Domenica raccolta di sangue, ne parliamo con Luigi Trani. Buonasera. Allora, domenica c'è questa raccolta di sangue e novità dell'ultima ora, purtroppo siamo costretti ad poter accettare soltanto 30 persone. Abbiamo deciso questo perché c'è una legge che dal 1 gennaio 2017 impone i tempi di lavorazione per le sacche non più di 48 ore ma di 24 ore, quindi si sono ridimezzati i tempi e per ragione per cui il Cardarelli ci chiede di raccogliere soltanto 30 sacche, non di più, per non mettere sotto collasso il loro sistema. C'è da dire che esiste anche una nuova sacca che proveremo per la prima volta domenica e quindi questo è un altro fattore che ci impone questo limite. Noi stiamo cercando di far le prenotazioni di tutti quelli che verranno. Al momento già siamo a 23 donazioni e a 23 persone che si sono dichiarate disponibili a questa cosa. C'è da dire anche un'altra cosa, è che in realtà in Italia in questo momento c'è una grave carenza sangue. In un momento di grave carenza sangue noi abbiamo questo limite delle 30 donazioni. Diciamo che è un paradosso, come fare per prenotarsi? Allora, bisogna contattarci o su Facebook o chiamandomi al cellulare. Il mio numero di telefono è 328 69 42 613. Open Day dell'Istituto Mennella, domani sabato 14 ma anche il 21 ed il 28 gennaio, porte aperte dei quattro istituti sull'isola d'Ischia tra Ischia, Casamicciola e Forio per visitare aule e laboratori, conoscere la dirigente scolastica, gli insegnanti e gli studenti, partecipare ad alcune attività tra lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Inoltre presso la segreteria dell'istituto ci si potrà avvalere dell'assistenza per le iscrizioni online. Si terrà domani sabato una riunione del coordinamento per la mobilità nella sala del Calise a Piazza degli Eroi alle 12 per discutere il seguente ordine del giorno: la formalizzazione dell'appuntamento con i dirigenti EAV per l'organizzazione del servizio bus per la prossima estate, l'organizzazione dell'apertura della stagione turistica, la dislocazione delle biglietterie delle compagnie di navigazione, la problematica della navetta nel porto di Napoli. Martedì prossimo si celebra la giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, ideata dall'Unione Nazionale delle Proloco d'Italia. Il Comune di Ischia ha previsto, attraverso l'assessorato alla cultura, un evento alla Biblioteca Antoniana con riflessioni, testimonianze e letture volte a tutelare un tassello fondamentale della identità dell'isola. A partire dalle 17.30 si terranno una serie di interventi che esploreranno il rapporto del dialetto con il territorio e con le varie forme espressive. Siamo convinti, spiega Carmen Criscuolo, assessore alla cultura del Comune di Ischia, che la tutela del dialetto come strumento espressivo in grado di veicolare le nostre emozioni e di raccontare la nostra identità sia un preciso dovere anche istituzionale ed è per questo che abbiamo pensato di omaggiare la giornata nazionale del dialetto per la prima volta con un evento ad Ischia. Bene, siamo arrivati al meteo, vediamo che tempo farà sulla regione Campania. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, molte nubi con deboli piovigini. Nel pomeriggio, sulle coste, molte nubi con deboli piogge intermittenti. In montagna, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Bene, chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio al Meteo Nazionale e a Vincenzo Agnese e i suoi ospiti con A Bordo Campo XL. Noi ci rivediamo, come sempre, all'edizione delle 14. Arrivederci.